Buongiorno a tutti ragazzi e bentrovati e benvenuti e bentutto in questo quinto episodio di Skycube. Casetta ultimata, alcune modifiche fatte mentre non si registrava per evitare di perdere tempo. Niente di rilevante, abbiamo migliorato leggermente qui. Abbiamo rimosso l'acqua, abbiamo fatto oddio, guardate e abbiamo completato un obiettivo, quello del lupo. Via via via. Cane, lupo, lì, che cazzo. Sì, beh, gli obiettivi non li stiamo neanche seguendo alla fine, stiamo facendo noi la nostra mappa, poi piano piano cominceremo a guardare sì, intanto bene. Dobbiamo pensare alla sopravvivenza e poi pensare agli obiettivi. Infatti, allora, luci per illuminare un po'. 1, 2, 3 e 4, ok. Siamo a posto in quanto a luci. Mettiamo un po' di finestrelle. Se ti sposti, spostati. Cosa stai facendo? Sto spaccando. Vabbè. Mettiamo il vetro. 1, 2. 1, 2. Vado ad uccidere. No, le pecore le abbiamo. E uccidi qualche mai. Uccidi chi ti pare. Sì, volevo uccidere qualcuno. Abbiamo una spada in pietra. Me ne ero neanche accorto. Andiamo a prendere il diamante che avevi visto, perché avevi visto. C'è una spada in pietra, ma sono cretino. Ah, erano le tue vecchie armi, allora me ne vado a prendere. Sì, ora andiamo giù a recuperare un po' di roba, anche se vengo giù armato di torce io. Sì, io ho preso la spada in ferro, adesso ci lanciamo giù e... Aspetta un attimo, che sennò ti ammazzano subito. Prendo, porto giù la carne. Io ho 11 frecce, l'arco lì non c'è, giusto? No, giusto, perché mi ero ucciso io con tutto l'arco. Cioè, oh. Mi posso fare un'armatura in pelle? Vado giù con le torce, con armato di piccone e spada. Apro e metto subito una torcia e chiudo. Ah, qua abbiamo messo la porta comunque. Vai via. Se apri sei down, sappi, eh? Ah, lì ammazzo. Io ho la spada in diamante, se ti sposti. Perché hai aperto? Aperto io. Ma dopo quanto sei idiota, oh. Quasi, spostati che non vedo niente, non è che bello registrare. Boom. Ok, hanno rovinato il lavoro. Sì, esatto. Vabbè, fa lo stesso, dai, tanto è un... perché doveva esplodere quel cazzo di creeper. Ce n'è un altro, altri due. Non facciamoli esplodere qui. Devi fare un colpo e allontanarti con i creeper. Sto uccidendo uno scheletro qua. Qui c'è un creeper, uno zombie. Sì, io metto torce, c'è un creeper, uno zombie, l'ho visto. Questi qui esplodono perché ho sbagliato io. E sono ucciso perché... Ti lascio tutto qua, dai. Aspetta che mi lancio. Torna giù, tanto siamo abituati a vederti morire. Sì, dai. No, dai, cercherò di non morire. Madonna, quanto ce n'è qua. Cazzo, stronzo. Di uno scheletro di merda. Appena mi fai esplodere il diamante mi incazzo, giuro. No, no, non esplodere. Ok. Serve del ferro, perché io non ho il piccone in ferro, quindi non ci può. Uno, due. Ah, tre. Tu vai, buono. Ok. Non guardarmi. Illuminiamo. Ecco il ferro, lì ho trovato un po' di ferro. Oro. Qui okay. Sarà l'episodio di rifornimento. Oddio! Oh. Guarda qua che schifo c'è! Vattene via. Che figata, la. C'è già la vetro qua, porca troia. Con un po' di TNT, sai cosa succede lì? Quanti sono? No, è un bug questo. Fai il patatrack? No, cioè. Cos'è qua, dai? No, allontanati, no, è da inquadrare sta roba. Oddio! Oddio! Adesso che si fa? Sono esplosi, sono morto. Spostati, ci sono i diamanti e tutto. Spostati. Tu hai un loop e non lo usi, vedi che sei idiota. Ma perché fai le robe a caso? Però cazzo. Sto salendo, ho preso il diamante e lo sto portando su. Quanti erano? Bellazzo. 7 miliardi. Sei potuto tutto nel frattempo. Sì, c'è un Enderman. Vabbè, l'importante è che hai preso tutto, va bene. Almeno hai tutto. Gli Enderman posso entrare dentro casa? Gli Enderman si teletrasportano, quindi volendo sì. Sì, ho preso un po' tutto e lo sto portando dentro la cesta, quella è la nostra. Ok, mi vado a riprendere tutto. Ancora fuori, che scassa le palle. Allora, diamante, qua, vediamo se ho tutto quello che mi serve. Sì, io scendo giù di nuovo.
Sì, dai, io scendo. Serve del ferro qua però, Andiamo a prendere il ferro, se la facciamo. Abbiamo 4 diamanti, io non mi voglio fare la spada in diamante, perché tanto ho quella in no, ferro. No, lascia stare, io l'ho fatta giusto per sfizio. E dobbiamo prendere del carbone o del legno, anzi. Aspetta, aspetta che qua. Ok, abbiamo un altro lupo. Tu vieni con me. Dobbiamo fare delle torce qua. E anche tu vieni con me. Dobbiamo fare delle torce, sennò non possiamo continuare ad andare giù. Il carbone ne hai fatte tu? Non ce ne sono. Cazzo, che survival, porca troia. Scheletro di... No, no, bastardo. Ok, una l'abbiamo persa. Una spada, intendo. Ah. Vabbè, prima spada persa, prima delle tante. Ale, abbiamo già il nome per questo episodio. Addio spada in diamante. Sì. Vabbè, me ne faccio un'altra. Più che altro abbiamo preso il piccone in ferro, cosa importantissima. Vabbè. Giù. Beh, abbiamo il diamante sopra, si potrebbe fare, sono morto anch'io perché. Ah, perché mi ha spinto giù, non per altro. Sì, no. Sì, ho visto, stavo spinto. No, quel cazzo che mi ammazzi, infami di merda. Sto attento a non prendere le robe che quando sono appena morto. Aspetta che entro prima io, no? Qui c'è un buco troppo pericoloso però, Oddio, me ne sono appena accorto. Bom, è lupo, attacca lupo. Dai, frase di un lupo. Diamante, non possiamo prenderlo. Attento che c'è lo creeper, non farlo esplodere. Attacca lupo, lupo di merda. Lupo inutile, oh. Tutti utili, tranne il mio. Bom, ho ucciso un po' di gente. E dobbiamo trovare del ferro, dai, aiutiamoci a cercare del ferro. Perché io ho un piccone. Ne ho uno, io ne ho uno di ferro. E noi ne abbiamo uno su, ce ne serve un altro. Qua c'è altro ferro, tanto che è pieno di mob. Ci provo ad andarci. Dai, dove c'è tutti insieme, Sì. No, lì è impossibile proprio andarci. Cioè ce n'è troppa. Qua ne ho trovato altro ferro. Faccio spada un po' di creeper. Ora. Qua ho trovato il ferro, buono. C'è il diamante lì però, cazzo. Sto prendendo il ferro, tu intanto. Il lupo è andato all'attacco, assurdo, il lupetto, attenzione il lupo. Ok, ho già 3 di ferro. Bravissimo, prova a passarmi, ti do una mano per uccidere i mob. Sì, intanto io lo prendo. Carbone, sì, cazzo. Ne ho adesso 6. Ti sono dietro e vedo che c'è tanta roba. Possiamo farci 2 picconi. Cazzo. Sono a 8 di ferro. Sì, non c'è bisogno che li conti. Un attimo, continuo ad aggiornare. Tanto oro, un pezzo di diamante. Qua c'è il carbone. Diamante, ah sì, l'hai detto tu. Qua abbiamo il nostro lupo. Qui ci vorrebbe una bella torcia. Sì, se vuoi la prendo lì però. Ce la facciamo con il carbone su. Dammi tutto il carbone. Tutto il carbone, vado a fare le torce. No, ne ho uno. E anche il ferro, vado su io e ti porto giù tutto. Ok, to. Tanto sto qua. L'ho ripreso io, scusa. E se mi passi davanti. Sono fermo. No, vado su, se non torno sappi che. Boh, non so, volevo dire una frase. Addio! Poi. Un creeper che mi sbarra la strada. Uccidilo. Preferisco farlo esplodere, tanto ormai siamo abituati. Fallo fuori. Qui dobbiamo chiudere tutto perché davvero è pericolosissimo qua, Tanto guardo un po' qui negli intorni se c'è qualcosa, no. Allora rimango dove. Bello era. Perché ora in superficie non c'è più gente che si spawna. Quindi è positivo questo. L'oro non si può prendere col piccone in pietra, giusto? No, ok, non puoi. Allora, queste sono le cose basi che si dovrebbero sapere che io non ricordo. Picchettino, lì come si chiama? Ho visto che abbiamo tanta pelle, mi potrei fare un'armatura in tutta full pelle. 48 pezzi di cosa? 48 torce lì. Cuociamo il ferro. C'è un creeper, vieni addosso, dai bastardo. Facciamo il ferro, poso tutto. Non esplodere. Esploso. Cioè, ti dico di quanta no. Quanta roba ha fatto esplodere che ci serviva. Granché. Aspetto che. Oddio, un creeper. No, non esplodere. Se lo uccido sono troppo pro gamer. Oddio, cosa ho fatto, ragazzi? E l'ho filmato in diretta. Un creeper c'era entrato in casa e l'ho ucciso. Pro. Abbiamo rischiato di perdere vetro, che non ne abbiamo più in tutta la mappa. Lui è piazz. Di perdere tutte non vanno. Per fortuna sono riuscito a farcela. Mi hai fatto esplodere la torcia. Brutto bastardo di un creeper. La cosa positiva del vetro in. Mi sembrava un creeper gigante.
del vetro sopra, perché possiamo vedere se si spawna qualche ragno, che spesso si posizionano sopra la casa. Io ho paura se si spawna qua qualche mod, perché sono completamente al buio. E... allora, faccio qualche piccone. Per ora ne faccio uno. Primo piccone fatto. Secondo me è una nuova... si potrebbe fare, tipo la cosa che devi andare al bagno, no? Che cazzo c'entra con Minecraft? Il tipo prima o poi dovrà andare al bagno. No, lui no, lui è Steve. Lui non deve andare al bagno. Tutti io li sto facendo esplodere. Boh, e tipo ti vengo a portare il piccone. Ti vengo incontro. No, stai lì, tanto vengo giù io. Sto raccogliendo un po' di... stai prendendo un po' di materiale per chiudere quei buchetti che ci sono lì a metà. Attaccalo, attaccalo. Bravissimo, ma come l'avremo bene in coppia? Ho trovato il mio compagno ideale dopo te. Chiudo i buchi che ci sono lì nell'entrata della caverna, perché cioè, per cadi senza... e qui proprio è un bucone. Via via lupo, via lupa. Non rischiare, piccolo, non rischiare. Sei ancora vivo, tu sei super cane lupo. Ho chiuso qualsiasi eventuale caduta possibile. Io ho l'arco, con un po' di frecce. No, ho solo 25 frecce. Boh, ci sono diamanti? Eccolo lì uno. Due, tre. Mi potresti dare un picco di ferro? Sì, stop, quattro, prendo tutto qua. Quattro. Però hai perso una spada in diamante, però direi... sì, sta mappa qui me l'avevano detto i creatori che mi hanno contattato, che è pieno di materiali così, quindi possiamo abituarci. Qui so che c'è uno scheletro, l'ho visto. Un creeper, è piano, c'è il creeper, so che qui c'è del diamante. Allora, un diamante. Due diamanti. Io ho delle torce, Tre diamanti. Dobbiamo camminare con le torce, ora dopo te ne passo un po'. Lapislazzoli, per chi non sapesse, si può raccogliere anche col piccone di pietra. Diamante. Però avevo solo questo per ora, quindi utilizziamo questo. Sì, sì. Un diamante, due diamanti, tre diamanti, quattro diamanti, lapislazzoli. Qui è ben pieno. 9 diamanti, uno zombie. Sei, ah, ecco, e qui c'è il punto dove sono tutti. Potremmo farci la TNT. Che ne pensi? No, vado lì io, giù di piccone. Neanche di spada, no, col piccone diretto. Oddio, passo indietro, indietro, no, fidati di me. Fanno esplodere uno, no, esplodono tutti. No, li ammazzo. Ecco il down. No, li ammazzo e lui gli va addosso. Però sono esplosi qua. Per forza che tu ogni volta muori, perché non mi ascolti, ora muoio anch'io perché... tu devi fare le imboscate. Vedi le imboscate come riescono a morire. Aspetta che mi prendo l'arco e frecce. Sì, ma scendi giù veloce che non mi vai ad aspettarti per non prenderti le tue robe. Non c'è più l'arco. Sono morto per colpa di un ragno, incredibile. Oddio. Cioè non è che adesso perdiamo giù tutto. Succamelo ragno, perché ti sarebbe piaciuto uccidermi, Succamelo. Che cazzo è? Ah, sei tu. C'è uno scheletro dietro di te, l'ho ucciso. Oh, grazie, mi hai parato lo culo. Ok, prendiamo un episodio di... allarghiamoci verso... oddio. È morto il cane. Ha fatto il suo. Lì c'è un diamante, mi dispiacerebbe perderlo. Sono buggatissimi questi, È un idra bug proprio. Ah, che buggati, però quello invece mi spara. E cosa facciamo? Torniamo, facciamo il giro largo. Li ho uccisi tutti i creeper. Cazzo, sono morto, mi spara, sono morto. Io ho troppo poca vita. E non, dove cazzo è la mia carne? Io li sto uccidendo la maggior parte. No, non mi uccidere. Dove sei? No, bastardo, infa. Che sfiga, l'unico buchetto. Spawn male come sempre perché... ma dov'è? Chi è che sta uccidendo da dietro? È uno scheletro. Cioè guarda dov'è, com'è il tuo piccone e la tua spada. Se non riesco a prendere in tempo sparisce. Continua a spawnarmi male. Tu invece no. E non... te la prendo io? No, la vengo. Ci sono. Sì, sono morto 4 volte in totale. Io mi ero fatto un po' di esperienza. Tanto sono morto. Io a livello 22 prima ero. Oddio, eri alto. Potevi... sì, ho lo scheletro buggato, quindi non riesco a uccidere. Anch'io ogni tanto. Tiro su tutto, oddio la spada che riesco. Sì, io passo a prendere su tutto, cioè proprio anche non mi interessa se è tuo o mio. Io sono morto di nuovo qua quasi. Io salirei a posare un po' tutto quello che abbiamo, perché ho 13 diamanti, sai. Ripeti tu, diamanti, ammazzo questi scheletri, metto un po' di torce.
Adesso torniamo su. Lo scheletro buggato. Ma non è. Non regge la cosa dello scheletro buggato. Anche questo. Sono morto di nuovo perché? Perché loro possono colpirmi e io no. Sì, non infatti ha senso sta cosa. È una cosa che devono cercare di aggiustare. È una cosa della mappa, cazzo. Vaffanculo, quanta roba c'è qua mia tra spade di diamante e tutto. Datemi la possibilità di attaccare anche a me, porca troia. Ho portato 13 diamanti a casa. Tutti morti, grazie Creeper. Bravo, là i diamanti lasciali lì così non c'è rischio. Cazzo, ci fa un maiale qua? Non si sa. Ho sbagliato, a posto di schiacciare lo shift schiacciava il control. Vabbè, basta che l'hai posato, chi se ne frega. Scendo adesso solo con la spada in ferro, comunque è quasi distrutta. Ho preso, no, le torce le ho. Torce e spada. Sto scendendo solo per recuperare un po' di roba. Sono un creeper di merda. L'ho ucciso. C'è lo scheletro, attacco da dietro. Ho trovato altri due, un po' di più, altri 4 o 5 diamanti. Bravissimo. Qui è dove c'era tutta la mucchiata, infatti sono ancora tutti lì. Ok, non si espande il... C'è il diamante buggato. Altro diamante. Se io ci passa accanto, però non si prende, forse l'ho già preso prima e non si toglie, boh. Non so bene. Scheletro, uccidiamolo da qui. Qui c'è lo scheletro buggato, io sono morto. Ne ho ucciso uno dietro. No, ma è da risolvere, io devo scrivere ai creatori della mappa, non si può giocare così. Cioè io ho preso io la sua roba. Io vado a colpire gli... devi darmelo un po' anche a me, sennò non ce la faccio a difendermi. E riesci ad arrivare dove eri prima o vengo, ti vengo incontro? Sono già lì, però se non so dove sei tu. Qua, sto. Ti ho dato la spada in diamante. Dove? Dove cazzo è? I picconi mi servono. Ok, poi per il resto. C'è un diamante lì, anche lì. Prendi il diamante, bravo. Non riesco a difendermi perché loro possono colpirmi, io no. Ti copro le spalle, guarda un po' chi c'è. Proseguiamo di qua che qui è pieno. Guarda di qua. Ci sono già passato io di corsa, hanno ucciso un paio. Buono. È vuoto. A parte il creeper dietro, scusa, non l'ho visto. È esploso, però vabbè. Ops, ho attaccato un Enderman perché dietro c'era uno scheletro. Boh, siamo riusciti a illuminare tutto finalmente. Tutto il corridoio centrale. Siamo riusciti, da una mano. Mi prende il cazzo, mi serve anche la spada. Io ho 6 diamanti. E sono 12 o qui. No, sono 15, se ne abbiamo su a casa. Oddio quanto ferro c'è. Se avrei un piccone. Aspetta che. Comincio a prendere. C'è un creeper, Dio santo, sti creeper del cazzo. Sono tanti. Devono abolirli. Quanto carbone. Ce n'è veramente tanto, prima non ne trovavamo neanche un po'. Boh, prima di andare verso la caverna direi di fermarci. Illumina un po'. Sì, guarda, prima che ci dilunghiamo molto. Qui però la caverna si chiude. Chissà cosa c'è dopo, come si fa a proseguire. Sì, guarda. Qui la caverna è chiusa, vedremo nel prossimo episodio. Ragazzi, vi salutiamo. E video e mappa, oddio, è troppo complicato. Una delle mappe più difficili di Minecraft che io abbia mai giocato è sicuramente Skycube. Dobbiamo dare un senso a questa mappa perché non sappiamo più da che cazzo di parte si esca. Ah, trovato. Cioè, chi ha fatto questa mappa è totalmente pazzo. Non sapeva che fare. Quindi vi salutiamo per questo episodio, è tutto. Lasciate un bel mi piace al prossimo video e ciao ragazzi. Ciao.